Buongiorno, buona mattinata a tutti, benvenuti. Benvenuti al Forum PA e soprattutto benvenuti allo spazio del Forbes. Mi chiamo Simona D'Alessio, sono una giornalista, sono molto contenta quest'oggi di far parte di questa giornata nella quale parleremo di intelligenza artificiale applicata naturalmente alla pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione a colori, abbiamo visto dallo slogan del Formez, una pubblica amministrazione il più possibile efficiente non soltanto per i cittadini ma anche per i suoi stessi dipendenti. Quest'oggi cercheremo di affrontare quelli che sono alcuni strumenti che il Formez mette a disposizione della pubblica amministrazione per far fare quel salto di qualità, per andare verso una modernità delle azioni. E a questo punto non mi resta che dare subito la parola al presidente del Formez, a Giovanni Anastasi, perché possiamo in questo momento affrontare, presidente Anastasi, questa piccola grande rivoluzione dell'intelligenza artificiale della pubblica amministrazione con lei. Prego, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto vi chiederei un favore, una partecipazione per il significato profondo che è la giornata di oggi. Parlo dell'anniversario della morte di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e della scorta di Falcone. Chiederei a tutti un applauso, penso sia doveroso. Grazie. Ma un secondo innanzitutto, ho piacere di salutare caramente tutti i dipendenti del Formez e dell'Istituto per quello che stanno facendo e per quello che faranno. Ok, detto questo, l'intelligenza artificiale è un argomento del quale ne avrete sentito parlare veramente pochissimo in questo periodo, quindi è una rarità parlarne. L'informazione in questo momento sta avendo quel concetto di palla di neve, ovvero sia si ripetono tanti concetti. Ma allora, il mio è un passato da informatico, diciamo da tecnico, quindi ora al netto del ruolo mi interesso alla tematica anche da un punto di vista più profondo. Detto questo, sono convinto che la trasformazione sarà profonda, sarà importante, noi la vogliamo cavalcare. Sono stato incaricato, di conseguenza il Formez è coinvolto direttamente in un gruppo di lavoro che sta studiando le opportunità per la pubblica amministrazione legate all'intelligenza artificiale. È un gruppo che riporta al ministro della pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, quindi stiamo affrontando le tematiche. Allora, come si direbbe in a nutshell, penso che la pubblica amministrazione abbia un'opportunità enorme, è una frase abbastanza retorica, ma perché ce l'ha? Innanzitutto perché è un insieme di tante realtà diverse, quindi l'intelligenza artificiale si presta al trattamento di informazioni disaggregate, sicuramente è un acceleratore ed ha la caratteristica di trattare grandi mole di dati, quindi dobbiamo avere la capacità di sfruttare, e l'acceleratore serve anche come concetto a colmare i gap che non siamo stati riusciti in grado di colmare in precedenza. E noi come Formez ci riteniamo un soggetto importante e al centro, diciamo al centro dell'azione, no? E in questo abbiamo numerose opportunità per una serie di motivi. Primo, ho citato il fatto forse meno rilevante, il fatto però di essere come dire in questo gruppo di lavoro. Il secondo, di conoscere profondamente le pubbliche amministrazioni e i processi. La differenza rispetto al concetto di informatica tradizionale o di quello che ho vissuto quando ero ragazzo, fare informatica significava ristrutturare casa, cioè facevo entrare un computer nella prima scuola dove sono stato, ho buttato giù un muro. Ora, la barriera, perché non avevano idea di cosa si stessero portando in casa, no? Stiamo parlando di delle attività che erano svolte magari da persone che avevano competenze da elettricisti, e fare informatica era qualcosa di sperimentale. Le barriere all'ingresso oggi sono molto molto basse, significa che la specialità tecnica è meno importante di quella legata alla conoscenza del processo. Quindi, come ho detto penso 2 giorni fa, sarà importante decidere, sarà importante utilizzare al meglio questa risorsa e non pensare di spendere in modo, come dire, diffuso l'impiego di queste risorse verso l'intelligenza artificiale. Grazie Presidente Anastasi. Fra l'altro le sue caratteristiche di informatico di certo insomma le serviranno moltissimo nell'ambito di questa rivoluzione che sempre va avanti. Accanto a me c'è il Direttore Generale del Formez, Patrizia Ravaioli, buongiorno, il microfono. Allora, dovrebbe averlo da queste parti, eccolo qua dietro, eccoci qua, ciascuno ha il suo.
Allora, lei non è un informatico. Decisamente, non trovo neanche il microfono. Tuttavia, indipendentemente da questo, ovviamente, insomma, questa grandissima opera di ammodernamento della pubblica amministrazione vi riguarda tutti quanti da vicino, la state portando avanti in che modo? Dunque, la stiamo portando avanti innanzitutto partendo da noi. Se noi non innoviamo noi stessi, come persone e poi come organizzazione, non possiamo poi dopo essere utili all'esterno e in tutti i progetti che noi stiamo portando avanti. Quindi innanzitutto mi unisco al Presidente nel ringraziare tutti i dipendenti e i collaboratori di Formez, perché Formez è una grandissima organizzazione. Io amo definirla un po' fuori gli schemi come la più grande società di consulenza, formazione e reclutamento pubblica, anche se noi tecnicamente non siamo pubblici, ma siamo un'associazione di pubblica amministrazione. Noi stiamo facendo un percorso grazie alla nuova governance e grazie anche alle norme che sono state fatte per il rilancio di Formez, importantissimo, veramente, che ha dato i suoi frutti nella sua messa a terra, e lo ha dato unendo, come dire, quello che è un po' di fortuna anche in questi casi, un momento magico, un momento storico, a questo grande cambiamento che Forme sta portando avanti al suo interno e con le amministrazioni di cui è partner. Perché è un momento storico straordinario? Perché, come diceva il Presidente, c'è l'intelligenza artificiale, comunque tutte le innovazioni tecnologiche che in questo momento sono alla portata di tutti, e tutti dobbiamo misurarci con queste, partendo da noi, dai dirigenti per primi. Non è che è una cosa da tecnici, è una cosa a partire proprio dal modo di lavoro di tutti noi. Secondo, ci sono le persone che possono, come dire, incardinare e fare proprio questo cambiamento. Entrano nella pubblica amministrazione, ma anche in Formez. Abbiamo fatto entrare la scorsa settimana 50 nuove persone, 50 ragazzi, e quindi tempi determinati, però sono 50 persone che vanno ad aggiungersi ai 350 che già siamo a tempo indeterminato. Quindi una squadra enorme a supporto della pubblica amministrazione. E terzo, la formazione nostra, la formazione delle pubbliche amministrazioni. Quarto, e ho finito, ci sono le risorse economiche che non è in influente per fare tutto questo. Ho 50 secondi, voglio dire che in questi 3 giorni ho raccolto un po' tutte le parole chiave, e sono bellissime le parole chiave, a parte i colori, mi sono vestita di rosso, coraggio, leadership, errori, questo parto sempre citando il mio Presidente, ma non sarà un caso, decisioni, merito, valutazione, cambiamento, competenze, cittadini e imprese, perché tutto questo lo facciamo per i cittadini e le imprese, valore pubblico, sostenibilità, integrità, etica. E finisco con le ultime due parole chiave sentite poco fa, che sono purpose, ne abbiamo citate in continuazione anche questo, che è ciò che fa la differenza, in particolare nel pubblico e in particolare per i giovani che vogliamo entrare nella pubblica amministrazione, e ownership. Ecco, volevo dire, da questo punto di vista il Formez è stato creato nel 1963, a 3 anni più di me, 61 anni, ma è giovane dentro, e ha proprio purpose molto forte, e ha l'ownership nel momento in cui prende un progetto per una pubblica amministrazione, per portare il risultato insieme alla pubblica amministrazione che affianca. Grazie. Grazie, grazie direttore Ravaioli. Ci ha svelato la sua età, insomma, però naturalmente, visto che parliamo di giovani, effettivamente... Ma io mi sento giovane dentro. Giustamente, appunto, parliamo di giovani, lei si inserisce a pieno titolo in questo contesto, e qui appunto mi dà un assist anche per parlare con Sergio Tala, con il direttore della comunicazione del Formez. Buongiorno, insomma, di gioventù presente, ma anche di gioventù che attorna il più possibile voi all'interno del Formez, perché davvero, insomma, come diceva il direttore generale, c'è questo grande piano per attrarre nella pubblica amministrazione il più possibile le nuove generazioni. In che modo, Sergio? Sì, intanto grazie al Presidente, alla direttrice, che ha fatto praticamente un cloud con tutti i tag che il Formez tocca, e non è neanche un tag, un cloud esaustivo, perché obiettivamente noi abbiamo 61 anni di storia
che è storia di cultura del sistema pubblico, ma sempre rinvigorito da esperienze sul campo, e sono le esperienze sul campo che ci rinnovano costantemente, dalla formazione della classe dirigente del Mezzogiorno al rapporto Giannini, al terremoto dell'Irpinia, fino alla svolta legislativa degli anni 2000, che ci porta da un quarto di secolo ad un lavoro su tutto il territorio italiano e su tutto l'orizzonte delle riforme. Si è definito il Formez in molti modi, la struttura che mette a terra le riforme, che crea dei vasi comunicanti fra le amministrazioni, ma al di là delle definizioni cerchiamo di essere, con tutta l'umiltà del caso, un laboratorio di esperienze che cerca di sperimentare, anche a rischio di sbagliare, di capitalizzarle e di replicarle su temi diversi. Quindi all'interno del caleidoscopio dei nostri temi, oggi il focus che è stato dato, l'impronta che è stata data dalla presidenza di Giovanni Anastasi, è la valutazione, il merito e gli usi evolutivi della intelligenza artificiale generativa. Si innesta questo naturalmente in una grande attenzione all'innovazione digitale e alla comunicazione che è capace di stimolare l'efficienza dei servizi pubblici, la customer satisfaction, la partecipazione civica. Il ministro Zangrillo anche in questi giorni ha ripetuto due concetti che per noi sono fondamentali: l'autopercezione non basta più, l'autopercezione del pubblico che si premia costantemente e si autovaluta in modo eccellente non basta più, perché quello che conta è la valutazione di cittadini e imprese, come non basta più la logica della carriera basata solo sui concorsi interni, dimenticando la cultura dei risultati e la cultura degli obiettivi. Ecco perché noi oggi portiamo, e io li cito adesso nel minuto che mi resta, tre asset fondamentali. Il primo sono dei webinar sull'intelligenza artificiale che abbiamo realizzato al nostro interno, che adesso riproponiamo all'esterno il 13, il 20 e il 27 giugno, quindi tutti siete invitati a iscrivervi a questi webinar. Il lancio di PA OK, che è un progetto voluto dalla funzione pubblica, che è un progetto sintesi di tutti gli altri perché tocca sette campi e mira a individuare dei casi d'eccellenza su cui lavorare insieme. Voglio dire, ne parlerà poi la professoressa Barbieri della Bocconi, che è il nostro partner, che la premiazione per la prima volta non sarà un punto d'arrivo ma solo un punto di partenza per un lavoro comune. Terzo punto è il volto di un'amministrazione che è spesso troppo pigra nel raccontarsi. Nel Formez noi abbiamo, ne parlava prima Patrizia, nuovi colleghi che fanno capire che la PA italiana non è composta solo dalle simpaticissime macchiette di Checco Zalone, ma anche appunto di valori a cui i giovani si ispirano: Falcone e Borsellino, i medici e gli infermieri del periodo Covid, anche i comunicatori nel periodo Covid, e i tanti militi ignoti del servizio pubblico. Ecco, io li vorrei presentare a voi in un video che abbiamo chiamato La PA che vorrei. La voglia e la volontà di fare qualcosa di concreto, ho pensato che era il momento di mettere, come dire, al servizio del paese tutto quello che avevo appreso. L'attività che svolgiamo quotidianamente è un'attività volta a un miglioramento e ad una semplificazione di procedimenti e processi decisionali. Il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini necessita di un cambiamento e di essere reso più snello e dinamico. A spingermi verso Formez è stata la volontà di prendere parte a un qualcosa di più grande di me. Di supportare le amministrazioni a sviluppare delle dinamiche di lavoro più flessibili, giovanili e snelle. Il Formez costituisce una realtà sfidante e stimolante che consente di cimentarsi quotidianamente con progetti e attività al servizio della pubblica amministrazione. La possibilità di mettere mani su qualcosa di veramente concreto che potesse avere un impatto, quindi ho pensato che era il momento di entrare in Formez. Fiducia è la chiave che io utilizzerei per modificare e migliorare il rapporto tra pubblica amministrazione italiana e cittadinanza. Vicinanza,
Penso che sia un aspetto importante accorciare le distanze tra pubblica amministrazione e cittadino. Dinamismo. La pubblica amministrazione deve farsi trovare pronta ad andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini e a tutte le sfide e le difficoltà che possono incontrare. Sono orgogliosa di prendere parte a questo processo di trasformazione e innovazione della pubblica amministrazione. Orgoglio. Credo che questo lavoro mi porti un grande senso di responsabilità e mi renda anche orgogliosa di quello che faccio. Adrenalina è l'essenza del mio approccio verso il Formez e verso il cambiamento della pubblica amministrazione. Eccoli qua i ragazzi della pubblica amministrazione, quelli che appunto per citare Sergio Talamo non sono l'esempio che Checco Zalone ha dato al cinema. Mi viene da pensare, Sergio, presidente e direttore, che forse tra Fantozzi e Checco Zalone insomma non è stato fatto un ottimo servizio all'immagine della pubblica amministrazione, lo diciamo col sorriso e cerchiamo appunto di andare avanti guardando negli occhi questi ragazzi pieni di volontà e pieni di desiderio di fare. Quindi è stato davvero molto bello cercare di capire attraverso le parole che lo stesso direttore insomma ha evidenziato quanto la pubblica amministrazione sia un'opportunità di lavoro importante per le nuove generazioni. Io vi ringrazio, ringrazio il direttore, ringrazio il presidente, ringrazio Sergio Talamo, vi chiedo cortesemente di accomodarvi mentre faccio gentilmente salire sul palco Francesco Rana, Claudia Migliore, Giulia Mancini e Piercarla Del Piano. Facciamo un applauso per cortesia mentre si accomodano, così evitiamo che i tempi morti. A vostra scelta, accomodatevi. Fortunatamente la quota rosa è garantita alla grande Francesco Rana, quindi cosa dire, insomma, non c'è bisogno neanche di alternarci. Io inizio proprio da lei, proprio da Francesco Rana, perché ci sono tantissime parole che ci servono per declinare l'importanza di questa pubblica amministrazione il più possibile efficiente. Quello che è il termine affidato a lei è assistenza. In che modo ci può declinare questo termine, per favore? Sì, assolutamente. Guardi, accosti il microfono alla bocca, non si preoccupi perché lo guidano dalla regia l'audio, prego. Perfetto. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per l'invito di questa mattina. Come diceva prima il nostro presidente, in questo periodo sentiamo molto spesso parlare di intelligenza artificiale e di innovazione. Questa è un'opportunità assolutamente da cogliere da parte delle pubbliche amministrazioni, che spesso non sono pronte ad affrontare in tempi così rapidi questi processi di innovazione. Quindi i nostri soci ci contattano quotidianamente per avere un supporto, perché magari non hanno personale adeguato per poter svolgere ed intraprendere questo percorso. Quindi la direzione di cui diciamo che dirigo, che è la direzione sviluppo e innovazione PA del Formez, si occupa proprio di questi temi. All'interno della direzione, che è formata da ulteriori 3 sottodirezioni, ci occupiamo di supporto alle amministrazioni centrali, ministeri, presidenza del Consiglio, piuttosto che alle amministrazioni locali, la maggior parte, diciamo, tutte le regioni del sud, e abbiamo anche una serie di regioni del nord. Cerchiamo di sviluppare progetti su misura normalmente diventano delle best practice, e altre regioni cercano di rubare qualcosa e le riproponiamo in altre regioni. Sicuramente questo accade per tutte le regioni del sud, della Sicilia, con cui abbiamo un accordo, stiamo sottoscrivendo il rinnovo di un accordo quadro insieme alla regione Sicilia e al Dipartimento della Funzione Pubblica proprio in queste ore. Anche con la regione Sardegna abbiamo un accordo quadro. La regione Abruzzo, avendo visto che con loro avevamo questi accordi quadri, ci hanno chiesto di riprendere la accordo quadro, e così via via con tutte le amministrazioni locali. Che cosa facciamo per queste amministrazioni? In particolare cerchiamo di
sviluppare diciamo, tutta la parte di politiche pubbliche settoriali, competenze digitali e cerchiamo di modernizzare le strutture organizzative, rafforzare le competenze del personale. Venendo ad un caso concreto, perché poi non ho tantissimo tempo, per esempio faccio un esempio su tutti il progetto che stiamo facendo partire proprio in queste ore col Ministero della Salute, che è un progetto rivolto ad un'amministrazione centrale che però si diffonde capillarmente su tutte le regioni del Mezzogiorno. Infatti per la prima volta nella programmazione 21-27 il Ministero della Salute sarà autorità di gestione di un programma comunitario e quindi il programma, diciamo, il progetto Formez sarà a supporto del Ministero della Salute per il coordinamento e a favore delle 7 regioni del Mezzogiorno, cercando di rendere una serie di servizi che offrirà il Ministero della Salute, e noi cercheremo di omogeneizzare questi servizi in tutte le amministrazioni. Oltre alle attività, diciamo, da cui siamo da sempre specializzati in monitoraggio e rendicontazione. Un'altra best sì. practice, poi lascerò, diciamo, la parola alla dottoressa Migliore, è il progetto per esempio del comune di Caivano che però non ci faccia spoiler, non ce lo anticipi, che siamo tutti quanti in attesa di saperlo, perché so che sicuramente qualcosa di pregevole sotto vari punti di vista. Scherzo, facciamo un applauso a Francesco Rana, la ringrazio. Devo dire che è veramente soddisfacente comprendere come da una pubblica amministrazione centrale si possa irradiare tutta questa voglia di portare la modernità nei vari territori. La ringrazio anche per qualche notizia che ci ha dato, come quella appunto dell'accordo di queste ore con la regione siciliana. Ci sono sicuramente molti passi in avanti da fare, però mi sembra di comprendere che la pubblica amministrazione, grazie a Formez, si è avviata davvero su un percorso virtuoso. Claudia Migliore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Intanto rivendico l'orgoglio e la passione anche di noi più vecchietti. Non è solo dei giovani, è proprio una... Dei diversamente giovani, praticamente. Esatto, sì. Dei diversamente giovani. Allora, Caivano. Caivano è un esempio di quello che diceva Francesco, ovvero della capacità del Formez di adeguarsi a contesti che a volte sono anche molto complessi da un punto di vista economico, ma soprattutto sociale. È anche un esempio di integrazione tra modalità di azioni e di intervento, perché nasce da un programma di interventi del Dipartimento della Funzione Pubblica a supporto del Comune di Caivano per rafforzare la capacità amministrativa del Comune di Caivano, ma anche per attivare una coscienza civile che nel tempo e negli anni si era persa. Per farlo abbiamo messo in campo, oltre che una grande capacità di adattamento ad un contesto veramente difficile, anche interventi con caratteristiche diverse, perché il progetto prevede azioni di reclutamento, azioni di formazione, azioni di assistenza tecnica e azioni anche proprio di rafforzamento della macchina amministrativa. Alcune di queste sono trasversali, penso ad esempio al supporto dato per l'attuazione della programmazione integrata attraverso il PIAO, quella che sarà una mappatura dei processi per migliorare l'efficienza del comune, e altri sono settoriali, cioè sono per politiche. Sicuramente un intervento sulla programmazione europea è quello che, diciamo, ci sta dando più soddisfazioni, forse perché è quello più vicino ai cittadini, è il supporto che stiamo dando nella costituzione del Consiglio delle Bambine e dei Bambini. È un progetto che ha coinvolto tutte le scuole primarie del comune di Caivano, oltre 700 bambini hanno eletto i propri rappresentanti, 12 bambini e 12 bambine, che hanno costituito questo consiglio che delibera esattamente come accade nei consigli comunali, e quindi stiamo cercando anche di trasferire, come dire, norme, regole di convivenza civile. Il consiglio ha deliberato non solo la ristrutturazione di una villa comunale che era ormai abbandonata da anni, ma anche la giornata del gioco, che è quella a cui ci dedicheremo tutti, Formez compreso e Ministro della Funzione Pubblica compreso, il 4 giugno. La città di Caivano diventerà un'enorme pista di gioco, di vari giochi con varie caratteristiche, e quindi abbiamo dato la possibilità ai bambini di riprendersi la città, di riprendere in mano la città. Grazie, grazie davvero di cuore. Facciamo un applauso, perché è un applauso che in realtà
va a riguardare un contesto del quale abbiamo sventuratamente sentito parlare esclusivamente per casi di cronaca nera terribili, però insomma tutti quanti viene in mente in questo caso la canzone di Fabrizio De André, dai diamanti non nasce niente, puntini sospensivi. Quindi io vi ringrazio perché il presidio della pubblica amministrazione che vale, che la pubblica amministrazione che è presente lì e che dà un'altra immagine e un'altra speranza a questi luoghi può sicuramente aiutare a ripristinare il Parco Verde di Caivano, ma in realtà l'intero circondario, come giustamente lei dice, elevare questa cultura sociale, questa voglia, questa coscienza, insomma, di andare al di là di quello che è successo. Cambiamo argomento, chiedo a Giulia Mancini, che ha il microfono qui, di parlarci di un progetto abbastanza interessante che riguarda, diciamo, invece proprio una condivisione reale all'interno della pubblica amministrazione, che è appunto OpenGov Week. Ci racconta che cosa, in che cosa consiste? Buongiorno a tutti, l'OpenGov Week si inserisce all'interno del progetto che si chiama Open Government. Sono qui a pubblicizzare la settimana dell'amministrazione aperta che partirà dal 27 di maggio, quindi la settimana prossima, fino al 31 di maggio, però è doverosa una premessa di contesto generale del progetto. Il progetto, noi siamo Formez, è il soggetto attuatore per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica di questo progetto. Ovviamente lavoriamo sia in un contesto nazionale, quindi per le politiche pubbliche nazionali, ma anche dal punto di vista internazionale, perché insieme ad oltre 70 paesi nel mondo facciamo parte, abbiamo aderito come Italia all'Open Government Partnership. Siamo ovviamente, è doveroso il nostro compito iscrivere biennalmente, quindi ogni due anni, il piano d'azione, quindi la strategia nazionale sottostante la nostra diffusione e disseminazione della cultura del governo aperto, e in questo momento storico ci troviamo nel processo di co-creazione del sesto NAP, del sesto piano d'azione nazionale, che vedrà come pillar, come macro aree di azione per l'Italia, sicuramente tre keyword o cloud o tag cloud, come citava prima Sergio Talamo, afferenti ai diritti, alle competenze e alle tecnologie. Non è un caso che siano questi tre i temi, perché ovviamente questo sesto NAP nasce in un contesto ovviamente europeo di PNRR, e quindi il combattere le disuguaglianze, quindi garantire parità, inclusione sociale, soprattutto per le categorie più fragili, quindi penso ad anziani, donne e bambini, è doveroso insomma iscrivere la nostra politica interna sotto questo punto di vista, ma anche le competenze per agire soprattutto su una formazione capillare per in qualche modo andare a partecipare, quindi cittadino e governo nazionale insieme, a partecipare alla costruzione, alla co-creazione delle politiche pubbliche. Per quanto riguarda le tecnologie, non aggiungo altro rispetto a quanto detto già dal Presidente e da Sergio sull'intelligenza artificiale, e quindi ovviamente intelligenza artificiale da vedere come booster per l'innovazione. La nostra Open Gov Week quindi si iscriverà in questo macro contesto, che prevederà quindi un webinar di apertura il 27 di maggio con un video messaggio del Ministro, quindi mi sento di dirlo e annunciarlo, perché è molto sensibile a queste tematiche, per poi sviluppare nei giorni a seguire dei webinar dedicati su questi task. Dico velocemente, andando alle conclusioni, due o tre passaggi. Sicuramente chi ha una rete ha un tesoro, e quindi se noi ci iscriviamo in una rete sinergica tra stati nazionali, quindi tra oltre 70 paesi, nel diffondere la politica e la cultura del governo aperto insieme, facendo squadra, si vince. Ma dico anche di più, citando Albert Hirschman, un economista che nel 70 aveva analizzato tutti quei regolatori segnaletici nel mercato pubblico che erano l'exit voice e loyalty, dico che
sicuramente gli utenti, i cittadini hanno voice con il governo aperto, perché attraverso consultazioni pubbliche possono esprimere la propria opinione, ma allo stesso tempo questo governo aperto, quindi questo sistema coeso, può sicuramente garantire una migliore fiducia tra cittadino e Stato. Grazie, grazie Claudia Mancini. Vede come noi andiamo avanti nel tempo, parliamo di intelligenza artificiale di avvenire, poi andiamo a parlare di un progetto simile che può ricordare un po' l'agorà dell'antica Grecia, insomma, quindi un modo di confrontarsi non soltanto all'interno della pubblica amministrazione ma guardando all'esterno e naturalmente anche con un occhio, come giustamente lei correttamente ricordava, con tanti altri paesi europei con i quali interfacciarsi. Quindi abbiamo capito, la ringrazio come giornalista per aver dato l'appuntamento della prossima settimana, ci sono tanti colleghi, oltre a dire chi non ci può vedere, insomma, da altri posti, lo dico, insomma, abbiamo davvero una sala 5 pienissima, tanta gente in piedi, quindi evidentemente questo messaggio che sta passando del Formez è molto efficace. Prego. Solo una comunicazione di servizio: per chi volesse partecipare alla settimana dell'amministrazione aperta, potete comunicare sul sito di opengov.it, quindi un sito gestito da noi e dal Dipartimento, tutti gli eventi, progetti, dibattiti pubblici, compilando un form. La condivisione, la messa in comune può essere fatta attraverso l'utilizzo di due hashtag ufficiali, un media kit ufficiale che trovate sul sito, ecco, quindi... Grazie, grazie mille per queste informazioni, sicuramente, insomma, penso che molti dei partecipanti a questo nostro spazio saranno davvero interessati dal 27 di maggio a partecipare a questa vostra settimana. Pier Carla Del Piano, andiamo invece a parlare un po' di performance e leadership nella pubblica amministrazione, perché abbiamo finora delineato un po' le linee generali di quello che dovrebbe essere fatto ad ogni livello, vediamo un pochino, diciamo, nell'ambito del livello apicale quelle che dovrebbero essere invece le buone prassi che portate avanti. Prego. Allora, abbiamo intanto grazie, abbiamo sentito dalla viva voce dei colleghi che cosa il Formez propone alle amministrazioni. Io sono, tra virgolette, un uomo, una donna macchina, e quindi mi occupo della preparazione di tutto questo. Il Formez sta cambiando profondamente, sta cambiando la gestione del personale e sta cambiando il suo voler essere un grande laboratorio al servizio della pubblica amministrazione. È stato introdotto questo concetto dal nostro presidente e dalla nostra direttrice, che ovviamente ci guidano in queste azioni di innovazione anche della nostra macchina organizzativa. Abbiamo messo in campo intanto, credo tra i primi, grazie anche al fatto che il ministro Zangrillo è venuto a trovarci nel mese di gennaio, abbiamo potuto presentargli, credo, la prima messa a terra della sua direttiva in termini di performance e leadership. Abbiamo costruito un nuovo sistema di performance e anche un nuovo sistema di valutazione. Partendo dai dirigenti, ovviamente, abbiamo introdotto obiettivi comuni a tutto l'istituto, obiettivi per area e poi siamo andati a pesare anche la leadership sulle 7 item che sono previste nella direttiva Zangrillo, andando a misurare ciascuna di quelle descrizioni con 4 indicatori. A valle di questo processo che abbiamo messo a terra a fine gennaio, abbiamo proposto a tutto lo staff di personale dell'istituto gli obiettivi, li abbiamo assegnati a ciascun dipendente, ovviamente andando a declinare quello che avevamo fatto nella parte, diciamo, direzionale. Questo ha fatto sì che noi oggi possiamo dire che in totale trasparenza ogni dipendente di Formez ha l'obiettivo e ogni dipendente di Formez sarà valutato anche sui comportamenti organizzativi. Credo che testare questo in prima persona su di noi, prima ancora di esportarlo fuori con i meravigliosi progetti di cui avete sentito, sia un modo di fare un doppio servizio. Ecco, è un modo ovviamente di mettersi alla prova. L'altro aspetto che mi preme sottolineare in questa occasione, visto anche il parterre e la grande attenzione di cui ringrazio, con cui siamo seguiti oggi,
è l'utilizzo della formazione. Lo ha già detto il nostro Presidente, io rincaro la dose, perché come funzione di formazione interna ho proprio il dovere di farlo. Per noi la formazione è una grande cerniera tra interno ed esterno dell'istituto. La contaminazione vuole essere il nostro metodo non solo di crescita ma di messa a disposizione della conoscenza, in modo da testare su di noi tutto quello che proponiamo in termini di progetti, e ne abbiamo veramente tanti, sfidanti e bellissimi. Quindi il nostro modo di essere vicini al cittadino parte dall'interno dell'istituto e va a cambiare radicalmente anche il rapporto di ciascuno di noi con collettività. Finisco dicendo, anche qui datemi un secondo ancora per dire che non abbiamo paura dell'intelligenza artificiale. Per noi è una grande occasione, non tanto di togliere l'umano da certi progetti, perché questo è un refrain che abbiamo già sentito in passato. Noi vogliamo cambiare il nostro modo di lavorare, vogliamo migliorarlo, e crediamo che sia una straordinaria opportunità mettere al centro della nostra azione anche una formazione costante, continua e di scambio con l'ambiente sull'intelligenza artificiale. Grazie per Carla Del Piano, questa è una vera e propria dichiarazione di assunzione di grande responsabilità, che credo sia un'altra delle parole, insomma, che potremmo dare a modello, perché naturalmente l'esempio è forse quello che davvero realizza meglio poi i frutti che arrivano anche all'interno proprio, insomma, di un contesto così ampio come quello della pubblica amministrazione, insomma, della vostra platea di dipendenti. Io vi ringrazio, vi chiedo cortesemente di accomodarvi, facciamo un applauso a Francesco Rana, Claudia Migliore, Giulia Mancini, Piercarla Del Piano, accomodatevi pure. Invece chiedo gentilmente di salire sul palco alla professoressa Marta Barbieri, eccoci qui, e a Sergio Talamo nuovamente. Allora, accomodatevi, avete entrambi i microfoni, e adesso, diciamo, visto che c'è chi addirittura ha la spilletta con scritto PA OK e la si può mettere bene in evidenza, è il momento di vedere in cosa consiste. Chiedo cortesemente alla regia di mandare il video su PA OK. Nel panorama della pubblica amministrazione italiana, l'innovazione è la chiave per costruire un futuro migliore. In questo contesto nasce il progetto PA OK, un contest dedicato a quelle amministrazioni virtuose che abbracciano la cultura dei risultati e del cambiamento. PA OK premia i progetti innovativi delle amministrazioni che migliorano la qualità dei servizi e il benessere della collettività. Le amministrazioni possono presentare i progetti in 7 ambiti chiave: semplificazione amministrativa, digitalizzazione, sostenibilità e transizione ecologica, efficientamento energetico, innovazione sociale, inclusione, fragilità, lavoro e sviluppo economico, innovazione gestionale. Per candidarsi, visita il portale www.paok.formez.it e completa la registrazione. La partecipazione al contest PA OK offre l'opportunità di entrare in una rete d'eccellenza e condividere esperienze. Contribuisci al cambiamento e fai sentire la tua voce. Invia la tua candidatura entro il 2 settembre 2024. Professoressa Marta Barbieri, lei lo conosce a menadito naturalmente questo progetto. Che cosa di quello che abbiamo visto del video non c'è all'interno del piano? Io le chiedo la cortesia, insomma, proprio di raccontarci innanzitutto come è nata questa iniziativa, qual era lo spirito che vi animava, e poi se ci può dare ulteriori dettagli per farlo comprendere alla nostra platea. Prego. Certo. Grazie mille. Innanzitutto ringrazio il Presidente, il Dottor Talamo e Funzione Pubblica per avermi invitato oggi a presentare questo premio che è stato lanciato la settimana scorsa e che vede il coinvolgimento di due importanti enti, Formez da un lato e SDA Bocconi dall'altro. Formez, l'ho sentito più volte oggi, con i suoi 60 anni di esperienza proprio nell'accompagnare l'innovazione delle nostre amministrazioni pubbliche, non solo
solo nei processi di cambiamento, ma di vera e propria trasformazione. È la nostra università che da sempre è coinvolta nei processi, diciamo così, di innovazione del paese e della sua anima pubblica, perché è una cosa che non si sa molto spesso, ma la Bocconi è molto, come dire, coinvolta nell'ambito pubblico con i processi di formazione e di ricerca. Ci voleva proprio questa partnership. Il premio ha un'idea di valorizzazione sì delle amministrazioni, ma è anche un momento di crescita, di sviluppo. Infatti quello che faremo è sicuramente premiare le organizzazioni che ovviamente presenteranno i progetti, le progettualità che avranno degli obiettivi sfidanti, delle modalità di lavoro interessanti, che sicuramente sapranno creare valore al loro interno, ma poi il nostro obiettivo era creare degli spazi di apprendimento. Infatti è quello che caratterizza questo premio. Partiremo con dei seminari in giro per l'Italia, infatti nel prossimo mese ci vedremo a Milano, Cagliari, Napoli, Palermo anche, per trattare i temi del contest proprio. Quindi non solo racconteremo come partecipare, che cosa fare per prendere parte all'iniziativa, ma avremo accademici e esperti che parleranno un po' di questi temi e si confronteranno, dando spazio anche ai territori di far vedere quello che stanno facendo. Poi ci sono tutta una serie di webinar proprio in tema di project management, in modo che le amministrazioni che lo desideranno potranno o fare un refresh o apprendere quali sono le modalità migliori per costruire un progetto e anche per attuare un progetto. E poi la parte conclusiva, direi forse la più interessante: ogni amministrazione alla fine riceverà un feedback, ci sarà una restituzione sostanzialmente sul progetto, su quali sono le cose che hanno funzionato molto bene, che nella nostra idea, insomma, leggendo quello che ci propongono, possono funzionare molto bene, e quali possono essere spazi di miglioramento. Questo sia per dare l'opportunità a loro di aggiustare un po' il tiro, visto che c'è ancora un po' di tempo magari per alcuni di loro, e per altri invece per pensare alle progettualità future. Come vedete è un progetto molto ampio e molto impegnativo, non è un semplice premio, quindi c'è bisogno della capillarità di Formez, di arrivare sul territorio e di, come dire, andare proprio a insistere in modo chirurgico, a cesellare sulle esigenze degli enti il da farsi, e la nostra capacità di fornire un supporto, diciamo, metodologico e scientifico, non solo nel momento della valutazione, ma più in generale soprattutto per costruire un ritorno che sia efficace. Premeremo 7 enti, ma ci saranno anche tantissime menzioni, e a queste menzioni potranno partecipare anche i cittadini e gli utenti se lo vorranno. Anche questo secondo me è un esperimento interessante, perché la voice, prima sentivo parlare in questo senso, è sicuramente importante, e vedere come reagiranno i cittadini e che cosa saranno colpiti in particolare nelle diverse progettualità è sicuramente importante. Quindi premieremo, però dal mio punto di vista è anche importante proprio per le amministrazioni partecipare, perché avranno modo di valorizzare le idee dei propri dipendenti, dei propri collaboratori, anche dandogli lo spazio opportuno. Abbiamo anche un interessamento col Dipartimento della Funzione Pubblica, perché all'interno degli enti partecipanti andremo a individuare quelli che hanno investito in particolar modo sugli indicatori di performance. Prima sentivo parlare dell'importanza appunto degli indicatori, lo faremo con un occhio di attenzione, perché andremo a individuare quegli enti che poi potranno partecipare a una seconda progettualità col Dipartimento, che è proprio, come dire, che si occuperà proprio del trovare, dell'individuare i key performance indicator delle amministrazioni in modo trasversale. Mi avvio alla fine. Allora, io credo che chiederei alle amministrazioni di partecipare. È un progetto molto inclusivo, nel senso che tutte le amministrazioni, bene o male, potranno partecipare. Scuola, università, comuni, PA centrale, anche utilities, a seconda ovviamente della configurazione giuridica. Quindi invito tutti a partecipare per farsi conoscere. Prima il dottor Talamo parlava di pigrizia. Ecco, a volte solo un po' a vincere questa pigrizia, a fare questo salto, ma soprattutto trovo
interessante, ho sentito parlare di valutazione della performance, a volte non sappiamo, si dice sempre l'incentivo economico, ecco, partecipare, trascinare una squadra di lavoro, dei dipendenti a mettere la testa e l'impegno nel presentare una progettualità di questo tipo possa essere un ottimo esempio di come valorizzarli senza pensare al soldo, ma anzi dando, come dire, rappresentando gli sforzi e quello che è stato fatto. Grazie, grazie mille professoressa Barbieri. Mi sembra di comprendere che la spinta alla competizione, che inevitabilmente ci sarà perché è comunque un premio, insomma, quindi tante amministrazioni si rimboccheranno metaforicamente le maniche per fare del loro meglio, si unisce però all'importanza di avviare un processo virtuoso, di farsi conoscere, di rimettersi in moto se non lo si è già fatto negli ultimi tempi, perché davvero questa è una valutazione, secondo me, in positivo. Insomma, forse non ci sono promossi e bocciati, ci sono soltanto amministrazioni che possono magari fare ancora meglio grazie a questi strumenti, grazie a questa conoscenza che voi state costantemente instillando. E quindi, insomma, sono molto contenta, insomma, che appunto la Scuola della Bocconi e il Formez insieme abbiano cercato di gettare questo cuore oltre l'ostacolo per far sì che tantissimi, anche i cittadini, possano davvero mettersi in gioco, mettersi in lizza per contribuire a questa pubblica amministrazione a colori in tutti i sensi. Sergio Talamo. Io soltanto un minuto. Ringrazio in chiusura di questo evento la Bocconi, l'agenzia ANSA da te rappresentata e tutta l'organizzazione del Formez, perché dietro questo evento così breve ma anche così denso c'è non solo il lavoro della mia squadra ma veramente un lavoro di tutti. E io ho un compito che il Presidente mi ha affidato, molto gradito, che è quello di presentare il saluto del Ministro Zangrillo al nostro evento e al Formez. In un intervento molto breve il Ministro Zangrillo ha toccato tantissimi punti, ma il fil rouge di questo videomessaggio è un impulso, una fiducia politica, strategica e di visione che dà al nostro istituto. Quindi noi lo ascolteremo e io personalmente già mi sento di dire grazie al Ministro per il sostegno che ci dà e che ci ha dato anche con questo messaggio. Buongiorno a tutti voi. Beh, intanto consentitemi di salutare e di ringraziare il presidente di Formez, il mio amico Giovanni Anastasi, per l'invito a partecipare a questo momento di confronto. Io sono stato lì da voi nella giornata precedente e oggi impegni istituzionali non mi consentono di esserci fisicamente, ma attraverso questo messaggio vorrei condividere con voi alcune riflessioni che ritengo importanti per il buon funzionamento delle nostre organizzazioni. Io partirei dalle parole pronunciate proprio dal presidente Anastasi, che ha dichiarato come non sia importante quanto veloci possiamo essere, ma se lo siamo più del futuro. Ecco, per riuscire nell'impresa noi dobbiamo avere la capacità di immaginare, di mettere subito a terra le azioni necessarie per far diventare il domani già oggi. E non a caso le iniziative che abbiamo intrapreso sono orientate a disegnare una pubblica amministrazione vitale, efficiente, inclusiva, votata al merito, e il modello con il quale Formez si propone è in linea con questa visione, finalizzata proprio ad anticipare le esigenze delle pubbliche amministrazioni per creare modelli virtuosi e replicabili. Non si può anticipare il futuro se non si lavora da subito, tra le altre cose, sull'intelligenza artificiale e sulle sue possibili applicazioni. E per questo io ho voluto creare un gruppo di lavoro ad hoc, coordinato proprio dal presidente Anastasi, al fine di utilizzare al meglio questo strumento, proprio per capire quali siano le esigenze attuali e future e per fare in modo che ci siano servizi sempre più efficienti per cittadini e imprese. Formez sta già lavorando in questo senso con le amministrazioni centrali, con quelle territoriali, oltre ad aver avviato una specifica e costante formazione interna dei suoi dipendenti che prevede anche il loro intervento attivo attraverso specifiche call to action. Noi non dobbiamo dimenticare che l'intelligenza artificiale ha questo di peculiare rispetto ad altre innovazioni tecnologiche che abbiamo vissuto nel passato:
abbattere le barriere all'ingresso, sollecitare la creatività verso applicazioni originali che possono essere di grande utilità pratica. Ecco, con il progetto FAST, piccoli comuni stanno accompagnando le comunità con meno di 5.000 abitanti nel processo della transizione digitale, proprio grazie all'uso di strumenti che sono basati sull'intelligenza artificiale. Stiamo supportando gli enti locali, quelli per così dire meno attrezzati a livello di personale, nella redazione degli atti amministrativi e per la gestione collaborativa dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Altri interventi sono in divenire e sono finalizzati, hanno l'obiettivo di avvicinare le nostre organizzazioni ai cittadini. In questo momento Formez sta interpretando, io credo correttamente, il suo ruolo di laboratorio per le pubbliche amministrazioni, avendo messo a terra per l'anno 2024 il nuovo modello di performance e leadership fondato sul merito. Ecco, questa modalità produce implicitamente un impulso al cambiamento che si traduce in formazione avanzata, in formazione costante di skill e conoscenze. Le attività sulla semplificazione dei processi sono un'evidenza ulteriore di un'attenzione ad essere sempre più efficaci ed efficienti, in linea con la necessità del nostro Paese di focalizzarsi al massimo delle sue possibilità per generare valore pubblico. Ma Formez io credo che sia anche impulso al cambiamento delle skills e delle conoscenze, perché supporta l'azione di rinnovamento della pubblica amministrazione tramite una formazione avanzata e costante, grazie all'affiancamento nel reclutamento e nel miglioramento delle performance e anche tramite il rafforzamento della capacità amministrativa con progetti di assistenza tecnica, di supporto alla comunicazione pubblica, che richiede sempre di più professionalità esperte nel digitale, soprattutto nel digitale, per essere al servizio delle persone. Ecco, tutte parole chiave che per la mission dell'Istituto rappresentano gli ambiti del suo intervento. E a questo proposito, io credo che la capacità di miglioramento amministrativo vede uno dei suoi esempi più significativi nelle iniziative messe in campo a supporto del Dipartimento della Funzione Pubblica per la rinascita del territorio di Caivano. Con spirito di squadra, con autentico senso dello Stato, abbiamo realizzato interventi in tempi record, interventi in tempi mai visti prima, con azioni volte a sviluppare il capitale umano, a migliorare la performance dell'amministrazione, a migliorare la qualità dei servizi erogati sul territorio. E questo l'abbiamo fatto grazie anche all'assunzione, alla formazione di 31 persone e ad uno sguardo sul futuro con l'istituzione del Consiglio delle Bambine e dei Bambini. C'è molto altro su cui l'Istituto sta lavorando. In primis la formazione, che io reputo determinante, cruciale e che deve essere considerata non più come una perdita di tempo, ma come parte integrante del lavoro pubblico. Uno dei progetti più importanti in questo campo che stiamo realizzando con Formez è GRU, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rivolto a comuni con una popolazione dai 25.000 ai 250.000 abitanti, che ha l'obiettivo di sviluppare le capacità di pianificazione, di organizzazione strategica delle risorse umane. E tra le attività vi è una progettazione, lo sviluppo di un cruscotto direzionale che, lasciatemi dire, in una logica di coordinamento può supportare il sistema di pianificazione delle risorse umane. Vi è poi un'altra area importante, sicuramente centrale, nel servizio che è erogato da Formez, ed è il reclutamento. Sono tanti i concorsi a cui Formez lavora in tutta Italia per aiutare le nostre organizzazioni ad assumere in modo sempre più veloce, sempre più trasparente, e tutto questo grazie anche alla completa digitalizzazione delle procedure. E in tutte queste attività, che vi ho brevemente riepilogato, noi ci aspettiamo che Formez dia anche un grande contributo alla capitalizzazione di quanto produciamo, perché questo valore non venga disperso nel respiro di un progetto, ma possa continuare invece a generare valore nelle sue possibili estensioni anche sulle altre realtà
della pubblica amministrazione. E questo è il motivo per il quale invito tutte le pubbliche amministrazioni a iscriversi a questo contest. PA OK, insieme per creare valore pubblico. Al sito, lo voglio citare, www.pac.formez.it. È un progetto promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, realizzato da Formez, che mira a premiare le amministrazioni virtuose ed è volto a selezionare, a sostenere, a valorizzare i progetti di innovazione degli enti centrali e territoriali finalizzati a raggiungere risultati tangibili e misurabili. Nasce anche per stimolare e premiare le pubbliche amministrazioni sui progetti di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità dei servizi, a misurare le performance e i risultati tangibili per cittadini e imprese e a diffondere la consapevolezza circa contenuti e modalità di realizzazione delle buone pratiche che conducono la pubblica amministrazione verso il futuro. Io stesso avrò il piacere di premiare i progetti migliori e saranno individuate alcune amministrazioni che entreranno a far parte di un gruppo di lavoro con il Dipartimento della Funzione Pubblica per definire un set di indicatori di performance organizzativa. Ecco, colgo nuovamente l'occasione per ringraziarvi dell'invito, riaffermando che il rilancio della missione di Formez, iniziato con il nuovo statuto, con la nuova organizzazione, prosegue, per così dire, a gonfie vele. I dati di bilancio del 2023, da poco approvato dall'Assemblea degli Associati, con un utile superiore alle previsioni e i conti in ordine, ne sono una buona conferma. Sono molto soddisfatto di questo percorso, che ritengo fondamentale nella modernizzazione della pubblica amministrazione, per il quale ringrazio i vertici dell'Istituto, il Consiglio di Amministrazione e tutto il personale, tutte le persone di Formez. Ora dobbiamo proseguire questo cammino per continuare a sostenere i nostri enti nello sviluppo e nella crescita del Paese, con senso d'urgenza, con senso dello Stato. Grazie e buon lavoro a tutti. E con encomiabile puntualità concludiamo questo spazio. Davvero ringrazio tantissimo il Formez, i relatori, tutti quanti coloro che ci hanno ascoltati. Buon lavoro e buon Forum PA soprattutto. Buona giornata.